Buongiorno cari genitori, sono Sabina Simoncini, educatrice dell'asilo Nido Topolino. Insieme alle colleghe Tina Di Fiore, Luciana Maestri e Paola Fiore, desideriamo tirare un po' le fila di questo periodo. Il progetto iniziato quest'anno al Nido ha avuto come tema centrale il mare a 360 gradi. Abbiamo preparato svariati tutorial per far conoscere, tra virgolette, questo elemento a bambini e bambine. Adesso, così come avremmo fatto se fossimo stati al nido, desideriamo con questo tutorial concludere il progetto e soprattutto lasciarvi dei suggerimenti che crediamo saranno preziosi dal momento che le vacanze stanno per arrivare. Maria Montessori afferma che il contatto con la natura per bambini e bambine è indispensabile per una crescita sana ed armonica e diventa quindi importante stimolarli a qualsiasi età affinché si divertano in attività creative suggerite da voi genitori o inventate da loro utilizzando gli elementi naturali a disposizione. In particolar modo, parlando del mare, possiamo affermare che la spiaggia tra sabbia, acqua, legnetti, conchiglie ed altro è una fucina di idee. Favorire l'esplorazione dei materiali, stimolare la curiosità dei piccoli e il bisogno di esplorare, a quest'età diventa incontenibile. Ogni oggetto, ogni materiale diventa il pretesto per uno studio accurato. Tra i giochi montessoriani da fare al mare ce ne sono di molto semplici, che prevedono l'utilizzo di acqua, sabbia e tutto ciò che si può trovare in spiaggia. Indubbiamente un posto speciale tra quelli convergenti nella pedagogia montessoriana è ricoperto da quei giochi che prevedono l'utilizzo delle conchiglie. Mamme e papà, invitate i vostri bambini e le vostre bambine a cercare in spiaggia delle conchiglie e aiutatele a classificarle dalle più piccole alle più grandi, a suddividerli per forma, per colore, così da allenare l'istinto alla classificazione e la capacità di distinguere gli oggetti. In questo modo l'ambiente mare diventerà spazio educante ed i bambini e le bambine potranno continuare ad apprendere senza che risulti per loro pesante, come fossero compiti da fare a casa. Il sole, il mare, la spiaggia non saranno soltanto vacanze, soltanto estate, diventeranno il palcoscenico privilegiato per imparare sperimentando. I piccoli svilupperanno la creatività, giocando con materiali non strutturati, come abbiamo già detto, legnetti, conchiglie, sabbia asciutta, sabbia bagnata. Adesso vi salutiamo, ricordandovi che abbiamo fatto lavorare il cuore e le mani. Il coronavirus non ci ha fermate. Abbiamo continuato a creare, ci siamo emozionate, abbiamo trasmesso messaggi, abbiamo sottolineato come la scuola sia luogo di relazione anche a distanza. Le vostre maestre Luciana, Tina, Sabina vi augurano buone vacanze. Portate con voi il nostro bacio. Ciao a tutti dalla maestra Luciana. Ciao e un grosso bacio dalla maestra Tina. Ciao a tutti dalla maestra Sabina.